Benvenuti sul canale ragazzi, il mio nome è Federico alias Brutto94 e come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare qualche commento e di cliccare sulla campanellina. È un piccolo contributo, a voi non costa niente, per me è fondamentale per la crescita del canale stesso. Parlando alle ciance, la cultura Cafe Race nasce proprio negli anni 60 in Inghilterra e allora facciamo un piccolo salto nel tempo. Eccoci catapultati negli anni 60, dall'altra parte dell'oceano negli Stati Uniti, in California, i Beach Boys sul loro surf, con le loro moto scramble, andavano sulla spiaggia e avevano una tipologia e una mentalità molto friendly e easy. Dall'altra parte, nel vecchio continente, precisamente in Inghilterra, nasce il fenomeno Cafe Race. I giovani erano in disperata ricerca di nuova identità culturale. Nascono le bande dei Mods, i vespisti o i lambrettisti, i loro scooter pieni di luce, i rockers con le loro giacche dure di pelle, cattivi e i tomboy, dei ragazzi che avevano voglia di correre, accendevano il loro jukebox, infilavano una monetina, partiva il disco e via sulla loro moto, sfrecciavano con la ragazza dietro per arrivare al prossimo caffè, prima che il disco finisse nel jukebox. E di questo che parleremo, della cultura Cafe Race e parleremo di tutto quello che oggi le case motociclistiche ci possono offrire. Io ho scelto tre modelli precisi, andiamo a vederli nei dettagli e andiamo a vedere un attimo questo fenomeno Cafe Race, esattamente da dove nasce. Però, prima di iniziare, sigla! Il Cafe Race è una cultura che nasce a metà degli anni 50 in Inghilterra, tra gli anni 50 e gli anni 60, nata per la volontà di tanti giovani bikers, desiderosi di velocità, di alte prestazioni ed emozioni. La cultura del rock and roll di quegli anni andava di pari passo con la ricerca personale di affermazione, di uscire fuori dagli schemi tradizionali, di infrangere regole per poi porsi al di sopra dell'ordinario. In questo scenario, chiusi dentro i propri garage, tra le strade di Londra, i rockers passavano ore e ore a modificare le proprie moto per renderle più veloci e più performanti, più stravaganti. Negli anni 50 e 60, infatti, l'imperativo era farsi notare. In un modo o nell'altro, la moto diventava un autoritratto, l'esaltazione del proprio ego nell'aspetto delle due ruote. Per questo motivo, la Cafe Race Mania non riguarda tanto il mezzo, ma il biker che la conduce. Così le varie moto customizzate, all'inglese detto custom, modificare, sfrecciano per le strade di Londra in un pericoloso adrenalinico testa a testa clandestino, nell'intento di primeggiare nella corsa da un caffè all'altro. Ci sono anche storie affascinanti che legano gare e jukebox. All'epoca le canzoni duravano circa 2 minuti e si usavano per cronometrare le sfide. Si partiva appena iniziavano le prime note e si seguiva un percorso predefinito. E si doveva tornare prima che la canzone finisse. In tanti non sanno specificare cosa significhi Cafe Race. Lo identificano in una motocicletta, in uno specifico tipo di motocicletta che oggi va tanto di moda perché le case motociclistiche non riescono più a vendere le moto super costose piene di accessori e quindi devono riuscire a vendere le moto più semplici e più economiche. Questa è una chiave di lettura. Come risolvere il problema? Vendere le moto che costano meno e che abbiano più appeal. Un marchio su tutti, la Royal Enfield, che è fondato su questo appeal, ovvero proporre prodotti vintage ai giorni d'oggi. Avere un prodotto che tecnologicamente è al passo coi tempi, però come appeal e come sensazione di quando lo guidi, ti sembra di riportarti indietro nel tempo. La Cafe Race che loro propongono è questo modello, la Continental GT 650. Pochi cavalli, solo 47, però una grinta e dei bassi veramente interessanti, sia per un neofilo, sia per una persona che ha già esperienza e magari ha interesse solamente di guardare il panorama e di non mettersi a fare le gare. E se poi le gare le vuoi fare, le fai in totale sicurezza, perché la moto non offre prestazioni devastanti, ma offre appunto un vero ritorno al passato. La seconda moto che vado a prendere in esame è la Truxton della Triumph, una moto che era nata nel 1965, la sua antenata è del 1965. Oggi
è stata riprodotta nella versione ultima 1200, ma quella che interessa a me è la versione 900, dal 2004 fino al 2016, gli anni di produzione. È una moto molto interessante perché dà la possibilità di avere una guida, un'esperienza di guida veramente catapultandoti di nuovo negli anni 60. Il motore offre solo, diciamo solo tra virgolette, 70 cavalli per divertirsi, molto più che sufficienti, ma anche per levarsi qualche soddisfazione. La moto prende il nome dal circuito Thruxton di Hampshire, dove nel 1969 la Triumph ha vinto i primi tre posti della gara Endurance Thruxton 500 miglia. Questa motocicletta è veramente interessante, la ritengo veramente bella in tutte le sue parti. Il suo telaio ovviamente è preso dalla Bonneville. Altra moto molto interessante che vado ad analizzare, ovvero la Bonneville T120. Una moto estremamente classica che nel tempo è rimasta intatta. Insieme allo Sportster sono le due motociclette che nell'arco degli anni sono rimaste sempre più simili e sempre più vicine a quello che erano all'origine. La T120 ha circa 80 cavalli di potenza. Del lotto delle tre motociclette che ho proposto è quella sicuramente con più prestazioni. Però non fatte per aggredire la strada e per guidare in modo sportivo, ma per viaggiare magari in coppia e fare delle belle girate, anche perché no, turistiche. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi dico e come sempre ripeto, stay tuned e see you soon. Ci vediamo al prossimo video.